Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su GTA 5 con un ospite par molto particolare. Presentati. Bella a tutti ragazzi, io sono Aig e oggi sono qui con un nuovo video nel canale No, di sono io qui con un nuovo video. Lorino di Allora, Minecraft Gaming. zitto. Allora, oggi porteremo un glitch su GTA 5, che è un gioco ancora poco conosciuto, quindi noi ve lo faremo conoscere. Allora, innanzitutto bisogna prendere 1 chilo di farina, 2 cucchiai di zucchero, ok, No. basta. Allora, in questo glitch duplicheremo le macchine, quindi se, boh, se vi piace la Lamborghini ne potete avere due. Quindi. Ok, allora innanzitutto l'occorrente, diciamo, sono un amico, Un cargo. quindi procuratevi un amico, un cargo, quindi È il tipo cargo, Bob, che le comunque barche, è. quindi quelle enormi che No, portano. vabbè. È una. Quell'elicottero con due pale, Ho però. due pale. Così. Paleoli, ah sì, paleoliche. Però. Si può sia comprare se avete i big money o comunque. Ok, sia potete trovarlo. Per strada, parcheggiato. Poi un garage pieno, quindi non importa le macchine che ci sono dentro, potrebbero starci anche bici, basta che stia pieno. E preferibilmente il garage che sta a Supply Street, Unit 2, Popular vabbè, ve lo scrivo in Street. descrizione. Poi E poi una macchina che una macchina costosa che è costosa. insieme no, e poi dovrete avere una macchina presa dalla strada e modificarla al massimo in modo che può valere di più quando andate a vendere. Appunto, primo step, prendere una macchina dalla strada, andarla a modificare e potenziarla senza mettere il localizzatore e l'assicurazione. Appena hai terminato questo passaggio, dovrai guidare fino al tuo garage e parcheggiare di fianco al cerchio blu per entrare appunto nel garage. Appena esci dalla macchina, quindi vieni teleportato subito dentro. Questo passaggio, diciamo, deve essere fatto perché sennò il glitch non funziona. Prima di andare avanti, premettiamo che non c'è un video di sottofondo perché. Perché la Rockstar ha detto che banna chi Sì, ho appunto mette i parlato con la glitch. Rockstar e mi hanno detto: guarda, Non è vero. lascia stare No, comunque perché. mettiamo delle scritte sotto in modo che potete anche Le leggere. scritte sono in inglese per. Voi ascoltatemi in italiano, le scritte sono per. E poi un'altra cosa. Siccome i passaggi sono tanti, cercate di seguirli bene perché anche sbagliando una virgola potreste. Non, il glitch potrebbe non funzionare, quindi dopo non mettete dislike a me se voi siete capaci. Andando avanti, una volta fatta questa cosa, quindi parcheggiate la macchina a fianco al coso blu e uscite in modo che vi catapulta subito dentro e poi riuscite dal garage. Appunto, a questo punto si esce dal garage e parcheggiate la macchina in un altro posto, cioè sempre vicino al garage, però in modo che non blocchi la porta. Quindi parcheggiatela da un'altra parte. Mentre state nel garage, comunque dite a un amico di tenerla d'occhio in modo che non se ne vada, perché non avendo il localizzatore potrebbe scomparire. Poi dovrete prendere un'altra macchina a caso per la strada e dovete dire al vostro amico di invitarvi a una gara improvvisata che si fa dal menu di interazione. E poi dovete premere A se siete su Xbox oppure X sulla Play 3 all'inizio, appena ti hanno invitato, e quindi accettare l'invito appena ti arriva. Poi dovete parcheggiare la macchina che avete rubato vicino alla porta del garage. E poi dovete premere A o X per accettare e aspettare che appunto la sfida parta e premere subito R2 e tenere premuto appunto sempre A o X. Non avete capito un cazzo, non fa niente. Poi entrambi bisogna uscire dalla gara, quindi uscire e riprendere la macchina potenziata e entrare dentro il garage. Non premete nessun pulsante, sebbene il garage vi dica che è pieno, perché automaticamente vi caccerà dal garage da solo, quindi non premete niente. Allora, appena avete fatto questo passaggio dovrete rimpiazzare la macchina nuova modificata, quella che avete preso per strada, e con qualsiasi veicolo vi consiglio una Cari Rebel oppure una Elegy perché costano poco e comunque ci Perito, guadagnate ancora di più. Poi uscite dal garage e la macchina sarà fuori ma sarà invisibile. In ogni caso, voi se siete fortunati potrete anche vederla, ma nella maggior parte dei casi è invisibile. E dovrete appunto ricordarvi dove l'avevate messa prima. Poi, appena riuscite a trovare la macchina, se andate in basso vedete il mantello di Harry Potter, sollevatelo piano piano e la macchina sarà visibile. No, vabbè. Andando avanti, prendete un altro veicolo a caso per spingere la vostra macchina, che sarà invisibile ovviamente.
in modo che il cargo è in posizione, cioè in modo da essere in posizione per essere acchiappata, agganciata dal cargo. Una volta fatto tutto questo casino, la macchina sarà ancora invisibile, quindi stupendo. A questo punto dite al vostro amico di prenderlo, di agganciarla con il cargo e allo stesso tempo voi entrate dentro la macchina. E dopo fate sollevare la macchina più o meno di 5 piedi, che in metri sono, vabbè, di un po' di spazio, e dopo riparcheggiatela in modo che entrambe le portiere siano bloccate. Così una volta premuto triangolo uscirete dalla macchina teletrasportati. Dopo prendete un'altra macchina di strada. E dite al vostro amico di rinvitarvi, quindi stesso passaggio di prima, di invitarvi a un'altra gara improvvisata. E continuate a premere A o X, se avete PlayStation 3, cioè a tenerla premuta. Poi dovrete aprire l'invito e accettare una missione. E appena, e proprio nel momento preciso in cui il telefono, diciamo, sparisce dalla visuale, voi dovete subito dare gas, comunque premere R2 oppure RT se siete su Xbox, e premere A o X velocemente, il più veloce che potete. Poi teletrasportatevi, cioè entrate dentro la macchina con triangolo o Y se avete Xbox e dopo semplicemente guidate fino al vostro garage e basta, vi farà entrare, non premete nessun pulsante. Ripiazzate la macchina con qualsiasi veicolo e uscite dal garage. E poi dovrete rifare tutte queste cose a partire dallo step 9, che comunque vedrete. E poi sorridete. Una Esatto. volta fatto tutto ciò, dovreste riuscire ad avere 43 macchine e un cervo morto. Vabbè, speriamo che il glitch non vi abbia funzionato in modo che voi ci mettete dislike e noi non prendiamo la partner, perché sennò... No, Vabbè. comunque speriamo che il video vi sia piaciuto. Passate anche dal mio canale, Non metto il link in descrizione, ovviamente. faccio anche io video così, comunque A su cazzo. glitch o di videogiochi in generale. Comunque, appunto, passate nel mio canale, lasciate mi piace se questo glitch vi è stato utile e diteci nei commenti come possiamo migliorare, diciamo, nella dicitura dei glitch. E comunque iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale suo e anche No, mio. solo mio. E noi ci Vabbè, il video è vediamo. finito, ci vediamo alla prossima. Ciao.